bandiera. Dove fila io? Forza Crotone, I love you. Da dove ti forza Crotone? Forza Squali! Forza Squali! Per chiare si biglietti, dimmi stamattina, non puoi preoccuparti che avvicino un po' colatina. Da dove ti forza Crotone, forza Crotone, forza Crotone! Forza Crotone, I love you. Ci vanno solo quelle del Crotone e fino a quando possiamo cantare e Catanzaro va a cracare. Forza Crotone! Fino alla fine, forza Crotone! Fino alla fine, forza Crotone! Chi ama la zia, fino alla fine c'è Cesarino. Dimmi, voglio domandarti questa annata. Allora, io so che tu seguivi prima a distanza il Crotone, però non eri un appassionato. Da quest'anno, già nel precampionato, quindi nella Coppa, nel precampionato, prima che iniziasse il campionato, nel precampionato, tu hai, da quel momento a tutt'oggi hai seguito costantemente, settimana per settimana, tutta l'annata. Anche gli allenamenti quando perdevano. Certo. Io c'ero, ero a Cancellò. Tutta l'annata. Quindi, se noi dovessimo fare una domanda a chi ci segue nel tuo blog, possiamo dire che Danilo Ruberto in questa annata ha portato bene o ha portato male al Crotone? E penso che Croton Vlog Danilo Ruberto abbia portato bene. Abbiamo seguito partita per partita, tutte le trasferte, le partite in casa, con il rapporto diretto i calciatori, i tifosi, e l'abbiamo raccontato in questi... In tutta Italia. In tutta Italia, in tutto il mondo, l'abbiamo raccontati con questi vlog. E quindi fino alla fine, con orgoglio, e grazie ai tifosi, non grazie a me, certo. Forza Crotone. Ma come fai il mezzo? Non ce la fai. Croton Vlog! Forse il Maghreb sono ancora Akbar, il Maghreb ancora Helva. Thank you.
lavoro. Prova a grazie. Un poverino, pure si è messo dei punti. Ricci, perché non esci mai dal cancellone? Non è giusto così però, noi aspettiamo tutti a te, deciditi quando. Giuseppe, dimmi. Un saluto, forza. Forza Crotone. E riprenditi. Per forza. Sei un grande, a dopo.